Buongiorno a tutti, Aerolite chiama Pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli, al mio fianco, rientrato dalla 24 ore di Le Mans, il dottor Tommaso Pratesi. Ciao ragazzi. Oggi andremo a parlare dei rematori con manubrio. Questi esercizi vengono utilizzati in palestra al posto dei loro fratelli maggiori con il bilanciere. Questo perché hanno sia il vantaggio della stabilità, che è quello di non sovraccaricare la schiena. Un altro punto a loro favore è anche quello, utilizzando un braccio alla volta, di poter avere più carico nella mano e andare in questo modo a stimolare maggiormente la muscolatura della schiena. Vengono spesso ritenuti esercizi semplici, che non richiedono chissà quale apprendimento. In realtà così non è, e in questo video andremo a vedere tutte le sfaccettature di questo esercizio. Quali sono i punti fondamentali di questo esercizio? Prima di tutto, come sempre, dobbiamo stabilizzarci bene con le gambe e con il braccio che non tiene il manubrio ma che si appoggia al supporto, quindi sia la panca o la rastrelliera dei manubri. Poi, se vogliamo dare enfasi al gran dorsale, effettueremo col gomito un movimento circolare verso l'anca fino a cercare di portarlo verso la proiezione posteriore dell'ombelico. Se invece vogliamo dare enfasi al nostro upper back, prima di tutto il braccio che si appoggia al supporto avrà la scapola depressa e addotta. L'altro braccio, il gomito lo cercheremo di portare verso l'alto e la scapola si andrà a unire a quell'altra, cercando assolutamente di evitare un tilt anteriore. Eccoci qua a parlare nella pratica di quello che è il rematore con manubrio. Allora, come ho detto anche nell'introduzione, i vantaggi di questo esercizio sono dati dal fatto di essere un'esercitazione di tipo unilaterale. Questo crea una situazione a livello di quello che è il nostro sistema nervoso che permette un output di forza maggiore. Se noi concentriamo tutte le energie su un solo arto piuttosto che su tutti e due, riusciamo a utilizzare più carico e questo può essere molto interessante. Il secondo punto su cui dobbiamo soffermarci è quello della stabilità che ci viene data dalla possibilità di poggiare l'altro arto su una panca oppure su una rastrelliera di manubri. Ma c'è una problematicità molto, molto grande nel rematore manubrio, o perlomeno nel come lo si vede fare nella stragrande maggioranza delle palestre. Infatti, se noi andiamo a vedere il classico rematore manubrio, come viene eseguito dall'impiegato alle 6 di sera, nell'ora di punta in palestra, noi vediamo un movimento dove, a fronte di una remata che viene fatta con un braccio, ci si stabilizza con la gamba opposta. Questo inevitabilmente, dato che noi andiamo a cercare di bilanciare la resistenza data dal manubrio con la gamba opposta, crea una rotazione del busto. Questa rotazione del busto, ovviamente, per l'inerzia che si viene a creare, toglie carico, ma soprattutto toglie stabilità a tutti i muscoli, sia quelli che adducono le scapole, sia quelli che avvicinano l'omero alla scapola. Di conseguenza è veramente difficile avere una buona contrazione. Se io, quando vado a remare, inizio a ruotare in questo modo, farò tutto tranne che lavorare i muscoli che voglio lavorare, lavoreranno altre zone. Per cui, per andare a evitare questo, vi faccio vedere uno stile di setup nel rematore che può essere molto molto interessante. Per cui, anzitutto, come vedete, Tommy si piazza con la gamba destra ben poggiata a terra, lo stesso lato del braccio dove andrà a remare. Ora, se insegnate questo movimento a qualcuno, concentratevi sul fatto che il piede a terra deve spingere fortissimo. Quest'altra gamba bilancia solamente e l'appoggio che abbiamo qui con la mano è semplicemente una questione di equilibrio. Il peso sta tutto sul piede perché il piede va a bilanciare direttamente, spingendo verso il basso, la resistenza data alla gravità del manubrio. A questo punto, una volta che il soggetto si è posizionato con la schiena bella dritta, quasi parallela al pavimento, si va ad afferrare il manubrio. Da qui, dato che questa situazione ci consente di fare veramente un movimento molto ampio con il gomito, che va a coinvolgere bene anche il gran dorsale, il soggetto abbassa il moncone della spalla e inizia a spingere con il gomito verso l'anca, cercando anche qui di fare un movimento quasi convergente, che vada sempre a portare quella che è l'inserzione del gran dorsale verso la sua origine a livello della spina. Per cui di nuovo Tommy, ok, non si va indietro con il gomito, si va verso la colonna e il movimento parte sempre
con un abbassamento del monco della spalla. Si cerca di ridurre al minimo la rotazione. Credetemi, anche con poco peso, questo movimento lo sentite il doppio del classico rematore. Ok, bene Tommy. Forza sul piede che sta a terra. Il piede che sta a terra spinge forte, soprattutto nell'ultimo terzo di movimento, quando la leva dell'alzata è più svantaggiosa. Esatto. L'idea sempre del gomito e dell'omero che va attraverso, posteriormente, attraverso il tronco, che va in questa direzione. Non si va verso l'alto, ma si va attraverso il tronco. Ricordatevi sempre, pensate sempre al vostro corpo come a un cilindro, i vostri omeri, quando si tratta di allenare dorsali e pettorali, viaggiano intorno in un senso o in un altro. Ok Tommy? Molto bene. Stop. Prima abbiamo visto un'esecuzione molto utile per andare a togliere tutte quelle problematiche che possono inficiare la buona riuscita di un rematore con manubrio. Adesso vediamo una esecuzione che ci consente di utilizzare un po' più carico e soprattutto di poter allungare, strecciare in maniera maggiore tutti i muscoli della schiena in un esercizio che ha proprio il suo limite nel ROM ridotto rispetto a quello che può essere un movimento dove lavoriamo su un piano verticale. Allora, Tommaso si piazza qui appoggiato sulla rastrelliera, si stabilizza in questo caso sulla gamba opposta rispetto a quella con cui noi andiamo ad eseguire l'esercizio, e però in questo caso utilizziamo quella che è la rotazione d'anca, vedete lui come posiziona il piede, per creare un maggior allungamento a livello del gran dorsale. Per cui Tommaso prende il manubrio e in questa posizione vedete lui, se sta in questo modo con l'anca, l'allungamento è maggiore. Cosa fa Tommaso a questo punto? Quando esegue il movimento di remata, proprio per cercare di stabilizzarsi, cercando di andare con il gomito verso il fianco, cerca di creare una controrotazione a livello dell'anca in modo da enfatizzare la contrazione. Per cui in eccentrica l'anca ruota da questa parte, facendo perno su questo piede. In concentrica l'anca ruota in questo modo, ok? Questo permette di stabilizzare la conseguente rotazione che deriverebbe da questa posizione attraverso un consapevole movimento dell'anca, e c'è una notevole massimizzazione sia dell'allungamento che della contrazione del gran dorsale, come dei muscoli della parte alta della schiena, anche se con una remata dove il gomito va verso il fianco, il gran dorsale resta uno dei target principali dell'esercizio. Prova un po' Tommy. Ok, si allunga. L'anca si sincronizza, quando lui scende l'anca va qui, e quando lui sale l'anca si avvicina, ok? Come se il fianco cercasse di andare verso il gomito in concentrica. Senti Tommy la contrazione quando lo fai? Sì. Ok, si allunga, è impercettibile il movimento, eh? Deve essere una cosa quasi intenzionale, non si deve vedere chissà quale spostamento, non dovete ballare l'hula hoop col bacino. Molto semplicemente dovete avere la sensazione di questo piccolo spostamento dell'anca a seconda di quella che è la posizione dell'omero con il manubrio in mano. Questo è un esercizio che permette anche di utilizzare cariche molto consistenti. Ovviamente è importante mantenere sempre questo timing del movimento in cui l'anca si avvicina al gomito in concentrica e si allontana in eccentrica. Vediamo la Tommy con dei pesi seri, perché vederlo con 12 kg in mano fa un po' tristezza, anche perché poi va bene la tecnica, ma come dico spesso, bisogna anche vederla sotto carico per capire meglio. Tommy si stabilizza, cosa molto importante, si posiziona e va a eseguire il movimento. Come vedete, lui pensa ad andare con il gomito indietro piuttosto che verso l'alto. La posizione della gamba gli consente di andare all'esterno della gamba, non ha l'inciampo della gamba dove il manubrio va a picchiare, e tramite questo movimento del bacino minimizza la componente rotazionale, ma anzi la sfrutta a suo favore. Vediamo adesso una terza variante di rematore. Ora, in questo caso utilizziamo la panca in una maniera più simile a quello che viene fatto di solito in consuetudine in palestra. Questo perché? Perché in questa variante di rematore andiamo volontariamente a targetizzare un po' di più la parte della schiena. Anche qui può sembrare facile andare a lavorare muscoli che in qualunque tipo di tirata dove il gomito va verso l'alto tendono ad attivarsi a lavorare.
In realtà c'è un elemento che molti sottovalutano e di cui adesso vi metterò a conoscenza, che fa veramente una grandissima differenza nell'esecuzione corretta di questo esercizio. Allora, innanzitutto Tommaso si piazza, utilizza la panca per stabilizzarsi, appoggia la mano, appoggia il ginocchio, la panca non deve essere troppo inclinata perché altrimenti cambiamo totalmente piano di lavoro, il ginocchio è ben stabile, il piede è abbastanza largo in modo da comunque creare un piano d'appoggio ampio che regala comunque, dona stabilità alla persona, e poi prima di andare a prendere il manubrio e a cominciare il movimento, Tommaso fa una cosa, va a creare una retrazione a livello della spalla opposta a quella che andrà a lavorare. Perché questo? Perché questo crea una stabilità, ovviamente una retrazione con un po' anche di depressione, crea una stabilità a livello della scapola opposta a quella che si presuppone lavorerà sotto carico. In questo modo dovete immaginare, voi pensate sempre ai romboidi e ai fasci trasversi del trapezio, ai fasci centrali, come a dei muscoli che avvicinano le due scapole. Se una delle due scapole non è stabile e si muove, ovviamente questo avvicinamento, la contrazione di questi muscoli ne risulterà pesantemente compromessa. Per cui avendo bloccato questa scapola abbiamo trovato già un punto su cui l'altra scapola può fare perno per contrarsi. Da questa posizione Tommaso afferra il manubrio, si concentra bene sul tenere questa parte assolutamente bloccata, il core sta più contratto possibile, e da qui lui va a spingere il gomito verso l'alto, esattamente questo, che il gomito finirà in una posizione, l'avambraccio finirà ad essere praticamente verticale al pavimento, bene l'addome, e qui avremo un grande lavoro di romboidi, trapezio, rotondi, deltoidi posteriori. Qui è molto importante settarsi in maniera corretta, perché anche qui dobbiamo cercare di limitare al massimo quella rotazione di cui parlavamo prima. E la gestione della scapola dell'arto opposto è quello che fa la differenza, perché è quello che ci consente di avere una base contro cui andare a contrarre e schiacciare tutti i muscoli della parte che stiamo lavorando. Scapola contro scapola, ricordatevelo sempre, se una scapola si muove, l'altra scapola ovviamente ha un giovo che non consente una buona contrazione muscolare. Possono sembrare piccoli particolari, ma fanno una differenza enorme nella produttività di un esercizio. Voi immaginatevi un allenamento, due allenamenti, 10 allenamenti nel tempo, se fate la cosa giusta, alla fine ne venite ripagati. Per oggi è tutto, di rematori ne abbiamo visti abbastanza, un saluto e alla prossima. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like e di lasciarci un commento. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!